Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi vi faccio un piccolo video di come realizzare questo tipo di tracolla per la borsa con la catena. Io di solito non faccio mai le tracolle per le borse senza un sostegno, perché in alcune borse, diciamo, quando mettiamo riempiamo la nostra borsa, mettiamo le cose che ci servono, col tempo si allunga, e io questo non voglio. Di solito lo faccio o con la catena o con la rete, anche se questo cordino, essendo lo Swan Black, questo è molto molto duro, quindi potrebbe anche andare bene senza alcun sostegno. Ah, come ho detto, io non a me non piacciono, quindi ho deciso di fare questa tracolla per la borsa, che poi vi anticipo, vi farò vedere come realizzarla. E come ho detto, ho messo un tipo di catena. Tutto il materiale che vedete io l'ho preso sul sito www.modomerceria.it. Roberto è talmente gentile, e quindi vi troverete benissimo se acquistate sul sito. Come ho detto, io vi faccio vedere e spero di fare cosa gradita, farvi vedere come realizzare questo tipo di manico. Io ho preso 88 centimetri di catena. A me non piacciono le tracolle molto lunghe, e qui ho fatto due punti bassi ogni anellina, ma non è una regola, cioè voi potete farne uno, potete farne tre. Adesso in questo caso non ci sta, perché essendo abbastanza grosso, ma se fate con una maglia un po' più sottile potete farne tre, insomma ricoprire come più vi piace. Non c'è una regola fissa, io qui ne ho fatte due ogni anellina. Bene, detto questo, io vi lascio al video tutorial, e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e mettete pollice in su se vi è piaciuto questo video. E ora vi lascio al video tutorial. Ciao! Come vi ho fatto vedere nell'anteprima, andremo a ricoprire questa catena per fare la tracolla per la mia borsa gialla che ho realizzato, e poi vi farò vedere il tutorial. E ho usato lo Swan Black, questo, e andrò a ricoprirla con l'uncinetto numero 3. Farò due maglie basse ogni anella. Ora vi faccio vedere come faccio io. Allora, prendo la mia catena. Io non faccio, usiamo l'uncinetto 3, io uso questo della Prim. Io non faccio la catenella d'inizio, nel senso non faccio il cappietto. Io vado a prendere direttamente il filo in questo modo e faccio la mia asola così, perché non voglio fare il cappietto, perché altrimenti ci sarebbe il nodo e diventerebbe troppo grosso, non mi piace esteticamente. Quindi cosa faccio? Vado a bloccare la mia catenella, la mia catenella, poi mi porto la codina appresso e la inglobo nel lavoro. Quindi andremo a fare due maglie basse ogni catenella, ogni anellina, vedete? Portandomi sempre la mia codina dietro, vedete? Una. E due. Vedete? Continuiamo così fino alla fine. Una. E due. Ogni tanto aggiustatevi. E vedete? Andremo così fino alla fine e poi vi faccio vedere tornare indietro.
Allora, stiamo arrivando alla fine e vi voglio dare una dritta per fare una catena bella lineare senza che questi vengano rivoltati. Mi raccomando, perché altrimenti la catena viene storta. Per lavorare in modo che siete sicuri che vengono dritti e vengono bene, io faccio in questo modo. L'ho scoperto per caso. Io prendo il primo, il nostro anellino, lo tengo in questo modo, vedete, la catena scende giù e vado a fare due punti bassi, uno e due, così passa anche meglio, vedete. Poi prendo l'altro nella stessa maniera, vedete, prendo uno e due, anche perché così passa anche meglio il filo sotto. Questo, vedete, prendo uno e due, uno. Questo vale solo per la prima parte, cioè quando ancora non avete fatto l'altra parte, perché se fate bene questa parte, l'altra poi di conseguenza rimane già tutta ferma. Ogni tanto aggiustate, vedete, abbiamo rimasto le ultime due, poi vi faccio vedere girare il lavoro. Uno e due. E l'ultima. Uno e due. In questo modo. E siccome qui dobbiamo poi agganciarci al nostro ponticello per la borsa, oppure dobbiamo cucirla, io faccio in questo modo, fermo e taglio. Con due catenelle faccio il mio cappietto senza nodo, prendo il filo per andarlo a bloccare, così lo stringo, vedete, mi tengo il filo, la codina me la tengo da questa parte e inizio a fare i miei due punti bassi. In questo modo. Vedete, vado a inserire la codina dentro in modo che così non devo poi andare a fermare il filo successivamente. Così. E così. E continuo così fino alla fine. Vedete? Quindi io qui lascio lo spazio per poi mettere il mio ponticello o quello che ho, l'anella, quello che gli voglio mettere. Vedete, una volta che abbiamo fatto tutta la catenella si vedrà questo po' di metallo. Ora io proseguo fino alla fine e poi vi faccio vedere al lavoro ultimato. Ok, siamo alla fine, facciamo le ultime due catenelle, gli ultimi due punti bassi, uno e due. Anche in questo faccio come dall'altra parte, che ho fermato il filo, tagliato e
Vedete? Guardate com'è carina. Questo è un tipo di manico. Come sapete, a me non piacciono le tracolle molto lunghe, quindi non l'ho fatta di un metro. Generalmente prendono un metro, io ne ho presi 88, vedete? È molto semplice, è più stabile perché a me non piacciono i manici fatti solo col cordino, anche se lo Swan Black è un cordino abbastanza duro che anche senza supporto comunque non si allunga, però io preferisco sempre metterci o la catena o la rete. E infatti il prossimo manico ve lo farò vedere come realizzo con la rete. Io spero di essere stata utile con questo piccolo video e vi anticipo che vi farò anche vedere come si realizza la borsa che andrò a mettere questo manico, sempre con lo Swan Black. Per ora è tutto, io vi saluto e ciao al prossimo video.